Riparazione TV Mivar 28 S3. Vediamo un attimo il difetto. Accendiamo il televisore. Preaccensione. Accensione. Vediamo un attimo. Andiamo a prendere il piedistallo, se no dice che poi viene mosso il filmato. Eccolo. Ecco qua, andiamo ad aprire il televisore per vedere queste scariche da dove vengono. Giorno. Qua ogni tanto passa qualcuno che bisogna salutare. Allora, aperto il televisore, rimettiamo la SCART con una sola mano perché l'altra devo fare il filmato. Accendiamo. Sembrano scariche sull'orizzontale, ora vediamo il trasformatore con il cavetto oppure può essere anche qualche condensatore sulla deflessione, condensatore poliestere staccato. Ma apro un po', tiro fuori il telaio, vediamo un attimo. Intanto è arrivato quest'altro Telefunken LCD, ma decisamente meglio il Mivar qua. Poi abbiamo anche quest'altro che ancora deve fare lo sviluppo, un 52 pollici. È un guai questo televisore maneggiato perché è pericoloso che facilmente si può rompere il pannello se uno non sta attento. Ok, per prima cosa facciamo così, tiriamo fuori il cavetto che ho dato un'occhiata sotto, sembra che il saldatore staccato non ce ne stanno sotto. Devo tirare un attimo fuori il cavetto qua, attenzione perché quando si tira fuori questo cavetto si deve scaricare a massa il cinescopio, altrimenti vabbè, è a scarico. Eh sì, mi sa che è proprio un problema di cavetto sul questo qua che va innesto nel trasformatore, nel DS31, perché lo vedo carbonizzato qua. Speriamo che non devo cambiare il DS31. Solita telefonata, questo ogni volta che faccio il filmato. Sì, sono io, signori, non mi interessa Telecom, la ringrazio. Buona giornata, ciao 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 ciao. Non ho niente apposta, ciao 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 ciao. Guarda, se ognuno di questi che telefono vuoi dare, ci vorrebbe una giornata, solo il telefono sentire queste che fanno pubblicità. Allora, dopo la telefonata che ha rotto le scatole, mi fanno anche perdere il filo qua. Allora, la carta da giocare è molto semplice. Buongiorno. Allora, dopo l'ennesima, vedi un po' come si deve trovare in queste condizioni, dopo l'ennesima interruzione, la carta da giocare, dicevo, è molto semplice. Basta solo togliere la parte carbonizzata, speriamo che si risolva così, far fuoriuscire il cavo nuovo e rinnestare nel trasformatore. Se va, altrimenti poi si deve cambiare il DS31. Mo vediamo. Ecco qua, lo rimetto dentro, tutto bello innestato. Provo prima e poi dopo metto il fermo. Vediamo un attimo. Ok, riproviamo un attimo ad accendere il televisore, vediamo un po' la situazione. Non scarica più. Abbassiamo il volume. Allora, le strisce che vediamo, le bande che scorrono, non è un difetto del televisore, l'interferenza tra la videocamerina e la scansione del televisore, la scansione verticale. Non scarica più, però, la cosa migliore in queste situazioni è sempre cambiare il trasformatore, in modo che abbiamo la garanzia che il difetto non si ripeta più. Però, ora vediamo un attimo di valutare un po' la cosa, lo diamo in prova, al limite ci faccio un po' meglio il contatto, faccio penetrare un po' in più il filo rigido all'interno del DS31 del trasformatore. Poi al limite metto un po' di termorestringente sopra in modo che non prenda umidità e niente, vediamo un po' come va. Se va bene risparmiamo di cambiare il DS31, altrimenti lo cambiamo. Mi devo risolvere la stampa?
Queste interruzioni qua ben vengano, quelle no. Chi è questo? Ricca, non riesco a mettere, non riesco a metterti a fuoco, Ricca. Ok, allora ho tirato di nuovo fuori il filo che avevo innestato nel trasformatore. Scarichiamo sempre a massa, attenzione, qua, altrimenti lo scarichiamo noi. Si nasconde. Niente, l'ho tirato fuori di nuovo perché prima devo mettere il termorestringente sopra, in modo che si isola meglio la zona. Il contatto nuovo più a fondo nel trasformatore, sempre sperando che non sia carbonizzato il contatto dentro. E poi, niente, prima di andare avanti faccio una bella ripassata di saldature nella sottolla al telaio qua, così evitiamo anche qualche falso contatto che può darci fastidio. E se si stacca qualche condensatore più o meno difetto anche quello là, però abbiamo visto che era provocato dal cavetto della ventosa. Ecco, anche molto importante rifare le saldature sotto ai vari condensatori. Infatti parecchi qua stavano quasi per staccarsi. Nessuno di questo qua che si stacca, come minimo salto il finale oppure l'antidistorsione est-ovest. Quindi, come dice il proverbio, meglio prevenire che, cioè per me è sempre meglio curare. Prevenire, vabbè, almeno per stare un po' tranquillo pure io, altrimenti c'è parecchio saldo che è staccato questo qua. Nonostante ciò, il problema era dovuto al cavetto. Tutte le saldature sotto al trasformatore di riga, compreso anche i condensatori al poliestere sul coso qua, sull'orizzontale. Devo alzare un po' la temperatura del saldatore della stazione, sai che è un po' troppo bassa. Ci metto più tempo del solito a saldare. Ok, una bella revisione a tappeto di tutto l'orizzontale. Speriamo che non squilla il telefono di nuovo. Il resto qua sta a posto. Ok, a posto. Abbiamo rifatto tutte le saldature sull'orizzontale. Mettiamo il telaio dentro al binario. Audio, alimentazione. Sempre di togliere prima la spina. Allora, rimettiamo a posto il cavetto nel trasformatore, mettiamo la mano sotto, altrimenti qua se facciamo. Ecco qua. Benissimo. Mettiamo anche il termorestringente sopra così isoliamo tutto. A posto, un attimo. Ecco qua, accesi il mio cannellino e andiamo a passare sul termorestringente. Perfetto, così risolviamo tutta la pasta. A posto. Ok, voi non fatelo con il cannellino come ho fatto io, usate un accendino, un phon, quella d'aria calda, in modo che è più sicuro, perché chi non c'ha la mano può far prendere fuoco qualcosa. Ok, adesso accendiamo di nuovo il televisore, mettiamo la spina, vediamo un attimo. Ok, abbiamo ripristinato il contatto del cavo della ventosa nel trasformatore. Problema risolto, va bene? Comunque, se volete un consiglio potete anche cambiare direttamente gli S31, così siamo ancora più sicuri. Ok, ciao ciao. Sono andati via, guardate che condizioni dobbiamo lavorare. Allora, se vogliamo essere sicuri, se volete essere sicuri della riparazione, questa è la soluzione migliore, cambiare gli S31.